della pena. Nel momento in cui questa delega dovesse, o meglio, questo articolo dovesse essere approvato e questo disegno di legge dovesse diventare legge, con questa delega si traduce in una circostanza e in un presupposto chiarissimo, ovvero più benefici, più sconti di pena a beneficio dei detenuti. È una delega dannosa, pericolosa, che va contro il principio della certezza della pena e che rende le vittime dei reati vittime due volte. Grazie. È una vergogna. Grazie. 30.3 Sarti, identico 30.4 Molteni, parere contrario di Commissione e Governo. È aperta la votazione. Caruso, Colletti, Raciti ancora non riesce a votare. Provi, onorevole, tolga quello che c'è dentro il dispositivo. Bravo. Forza colleghi, avvicinarsi rapidamente ai posti. Fiorio, da Torre. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'emendamento 30.5 Santelli. Parere onorevole Sisto. Molto rapidamente, Presidente, per segnalare come nell'ambito del principio di umanizzazione delle pene noi riteniamo giusto e possibile che il giudice di sorveglianza possa autonomamente, in via provvisoria, se ritiene di poter concedere un beneficio, cioè se vi è un diritto al beneficio, concederlo immediatamente senza aspettare le lungaggini di un procedimento che andrebbe a tardare la concessione di un diritto di carattere assolutamente personale soltanto per un fatto burocratico e procedimentale. Quindi ricondurre ad unum la possibilità di immediatamente concedere un diritto di carattere primario che afferisce alla libertà e, ripeto, al principio costituzionale di rieducazione delle pene e di umanizzazione, a noi di Forza Italia sembra un principio assolutamente giusto. Voteremo a favore di questo emendamento. Grazie. Santelli, 30.5, parere contrario, Commissione Governo e relatore di minoranza. È aperta la votazione. Palma, Grillo è a posto. Crombie Clare.